Questa è la classica relazione, vi ripeto, uno a molti, che può proseguire all'infinito scendendo giù, passando i comuni, passando le strade, le piazze, quello che prepara, gli abitanti, i numeri civici, quello che volete. Questa è una sola delle due tipologie di relazioni che ci sono all'interno praticamente di un di database relazionale. Vi ripeto, sono tre, ma la terza è di comodo. La seconda relazione è praticamente quella che viene chiamata una relazione molti a molti. Aspetta, scusa un attimo, io dico l'ultima dell'errore con SQL. Perché? L'ultima... Vengo dietro un attimo. Prima perché mi ero incasinato con le I e senza I qualcosa. Ma perché sei su quello piccolo? Lo so, scusami, per attaccato. Selecta regioni.province. Regioni, piccola province, UR di regione uguale a tutte le sue. Scusa, che hai messo? Dentro regioni ci hai messo il punto e virgola dopo le bit regioni. Dice lì là? Non siamo che nulla. Io sto pure con gli occhiali, manco ho visto bene, però ho visto un segnaccio dopo quello. Quando ci sono occhi presi, non è sempre tu, no? Prova a farlo, adesso qui. No, che altro errore dà? Regioni. Regione, provincia. Qui non mi sono incasinato io. Ti sei incasinato qui non. Allora, di provincia, quindi regione, provincia, di regione, regione. Ah, ecco. End regioni. Regione uguale massimo. Che regione, il nome d'arabe. Sì, vorrei provare, non mi piace. No, è pure. È un'altra serie di quelle cose non scritte che praticamente invece conviene seguire come logica, perché è molto semplice. La tabella regioni contiene all'interno la regione, la tabella province contiene la provincia. Però il fatto di scrivere, non so, le puoi anche, io le chiamerei in modo diverso. No, allora, per motivi di sicurezza ci sono molti database tipo OneWord della GDPR, che per esempio le tabelle le codificano. FP0325, cose di questo genere, perché hanno una codifica loro che permette di innanzitutto di aver di rendergli difficile capire che tipo di dato che c'è sta lì dentro. Perché tu fai una tabella stipendi, Nagar sa subito che dentro ci stanno gli stipendi. Invece la chiami XYZ2507, quello dei sudati prima di trovarlo dentro l'elenco. Poi molte volte le tabelle sono ridondanti, i dati. Può sembrare una strozzata, scusate il termine, ma certe volte cambiano da giorno a giorno di tabella proprio per evitare che praticamente vengano, come si dice, memorizzati sempre allo stesso posto, anche se poi il sistema sa come andarli a trovare. E questo lo fanno sia OneWord, lo fa Oracle Form, lo fa SAP, conoscete SAP R3, il famoso programma super gestionale creato dall'azienda tedesca su cui sono basati tutti i sistemi gestionali del pianeta. Sapere tre. Quindi diciamo gli si dà dei nomi logici a seconda del contenuto che dovrebbero avere dentro, però non è obbligatorio, le puoi chiamare come pare le tabelle. Ma quello sì, però dicevo, questo singolare plurale, quello che è, ci sta, diciamo, l'evenienza, specialmente se si magari c'è anche più stanchi che l'ultima lettera ti cambia, la dice la fine, la E là. Invece guarda, io dopo un po' non riesco, lo faccio quasi distinto, senza nemmeno manco guardare lo schermo per vedere scrivere le cose, capito? Perché mi viene così naturale proprio, però dipende proprio dal modo che uno ha di programmare e di scrivere le cose. Allora, per poter spiegare il secondo tipo di relazione, molti a molti, questo database non va bene, perché questo database è un database che si sviluppa in maniera del tutto gerarchica, uno a molti, fino alla fine. Allora, io ne faccio un altro di esempio, così capite, ce ne avete due, e se vedrete che in questi due database, poi alla fine pensandoci, andando a vedere qualcosa che è stato sviluppato con WordPress, che è stato sviluppato con... noterete che la struttura è identica a questi due database, cioè hanno più tabelle naturalmente, ma poi alla fine capirete che la logica è quella. Allora me ne rientro dentro al mio server e mi creo un altro database che chiamo libreria. Ok? Io voglio fare un database che cataloga praticamente i libri. Allora, mi pongo innanzitutto la prima domanda. I libri come sono strutturati? I libri sono strutturati come
casa editrice e poi il titolo del libro con tutte le altre informazioni. Quindi io mi aspetto praticamente facciamo una cosa semplice: casa editrice e il libro di appartenere. Se facciamo questo caso semplice, io mi aspetto che per catalogare un libro mi bastano due tabelle, mi bastano la tabella delle case editrici e poi la tabella dei libri. Dentro le case editrici io metterò il campo casa editrice e di casa editrice, dentro la tabella libri metterò il di libro, titolo, codice ISBN, prezzo, numero di pagine, numero di tabelle, numero di figure, anno di pubblicazione, quello che mi pare, e poi metterò il puntatore a casa editrice. Quindi una casa editrice può pubblicare molti libri, ok? In maniera semplice. Lasciamo perdere praticamente la casa editrice, mettiamo direttamente la tabella libri. Supponiamo di metterci tre campi, no? Io ci metto esegui, metto il di libro e io so fin dall'inizio che questo sarà il mio auto increment intero, auto increment, sarà la mia chiave primaria. Poi metterò, che ne so, il titolo, e questo lo posso mettere tranquillamente, so che è un campo di tipo testo variabile, mi attesto su un valciato, 80 caratteri dovrebbero bastare. E poi metto lo stato del libro, ST libro, che sta a indicare se è pubblicato o meno ancora, no? Potrebbe essere quindi un booleano, no? Posso mettere anche un valore di default, gli metto 1, anzi no, scusate, un valore di default, 1, in modo tale che tutte le volte che io inserisco un libro dentro la database, se lo inserisco vuol dire che in qualche modo esiste, è pubblicato, quindi non devo andare a gestire praticamente. Poi qui sotto ci potrebbe mettere tante altre informazioni, il codice ISBN, la data di pubblicazione, ripeto, il numero di pagine, il costo, quello che vogliamo. Il tipo di relegatura, cose di questo genere, non ci interessa da questo punto di vista. Ma ciò sale. No, cambia, sto leggendo. Non mettere il NoDB, invece di mai. No, uguale, non fate quello che volete. Non, tanto dal punto di vista logico della progettazione non cambia assolutamente niente. Salva. Perfetto, mi sono creato la mia tabella libri. Perfetto. E quindi devo metterla tutti i libri. Poi c'è l'altra faccia della medaglia. Gli autori sono persone, quindi io mi devo fare una tabella autori dove dentro metterò, che ne so, nome, cognome, data di nascita, se sei vivo, morto, cose di questo genere. Allora mi chiederò una tabella autori, mettiamoci dentro, che ne so, nome, cognome, stato dell'autore, se è vivo o morto, no? Quindi più l'ID sono 4 campi, no? Esegui, qui dentro io metterò il di autore, un intero per questo che si auto incrementa, poi metterò, che ne so, il nome, un varchar 40 basta, mettiamo il PID, no, intanto mettiamo varchar 40 basta, il cognome, un altro varchar 40 basta, poi se qualcuno vuole mettere primo nome, primo cognome, non ci importa niente. Stato autore, se è morto o vivo, se pubblica ancora, uno ce lo mette, quanto booleano, valore di default 1, e mi sono creato una mia bella tabella degli autori. Ma qui dentro uno ce lo mette tutto quello che pare, ancora data di nascita, se è morto, la data della morte, la nazionalità, tutte queste cose, quello che vuoi. Scusa Massimo, visto che ho creato, invece di creare una nuova database, i libri l'ho messo come una cartella d'Italia, come si cancella qua la... Allora, per cancellare una cartella... Vado su Elimina, però che ti dico, scusa... Non devi andare su cosa, devi andare su Database Italia, dove c'è l'elenco di tutte le tabelle, okay. Prendi i libri, la selezioni, per sicurezza se non la cancellare, e fai Elimina, ok. E lui te la elimina. Io beh, salvo, e mi sono fatto la mia bella tabella autori. Dico, ho finito, me ne vado dentro a database libreria, design,
varie tabelle, autori e libri. Mo, qual è quella che comanda? Quindi lui diceva, ci mettiamo PID libro, io metto PID libro, scusate, cosa abbiamo detto? L'ho messo al contrario, ho fatto prima libri e poi autori, mettiamolo esattamente come l'ho costruito, libri e autori. Mettiamo PID libro dentro la tabella autori. Non è PID autori, oppure PID autore dentro la tabella libro. Allora io prendo Giulio Verne, che lì dentro praticamente Giulio Verne, che là dentro praticamente comparirà una volta solo come autore, ci avrà, che ne so, il D1, quindi quando qui metterò dalla Terra alla Luna, PID 1, PID autore 1, 20.000 righe sotto il mare, PID autore 1, c'è cioè il secondo libro e così via. Può anche andare bene. E se c'è un libro scritto da due autori differenti? Allora, se io supponiamo che dalla Terra alla Luna abbia scritto Giulio Verne e Pinco Paolo, ma io qui dentro c'ho Giulio Verne che c'ha il D1, Pinco Paolo c'ha il D2, qui dentro mi devo scrivere un record che c'ha praticamente il puntatore a Giulio Verne, e quindi c'è la PID autore 1. Questo se genera automaticamente diventa 1, il titolo sarà Dalla Terra alla Luna, e lo stato è quello. Poi devo mettere Pinco Paolo, PID autore 2, il di libro se genera automaticamente diventa 2. Non è che lo potete andare a modificare. Quindi praticamente quel libro non è più identificato in maniera migliore. Quindi questo metodo non va bene. Rivoltiamo la frittata, metto il puntatore al libro dentro 2, non cambia assolutamente niente. Stessa identica cosa. Quindi questo problema di catalogare praticamente i libri, e questo si riflette anche sui film, si riflette anche sui dischi, si riflette su qualsiasi cosa che ha mezzo più capocce e poi che intervengono, per più persone che intervengono praticamente all'interno praticamente del progetto. Non va bene una struttura di tipo relazionale gerarchica del tipo uno a molti, perché non è sufficiente. I dati diventano ridondanti, e dentro c'è scritto due volte lo stesso titolo del libro, e diventano anche inesatti perché il libro cambia. Dice, risolvo il problema, questo non lo metto chiave primaria, e dopo... Ma c'è sempre due record in cui tu hai detto due volte e non lo ripeti dentro. Il titolo del libro, l'anno di pubblicazione, il numero di pagine, il numero di tabelle, il numero di figure, quanto costa, quante volte, quante ristampe sono state fatte e così via. Quindi sono dati ridondanti fondamentalmente. Quindi una relazione a molti non basta più, comunque la vediamo, ci vuole qualcosa che sia che superi questa cosa. Allora l'unico modo è creare quella che viene chiamata una relazione molti a molti. Mi serve una tabella che è in qualche modo di raccordo di queste due, in cui dentro io inserisco le informazioni che mi permettono di identificare e di legare in maniera univoca libri ad autori. Questa tabella è estremamente semplice perché è una tabella che non deve contenere nemmeno il campo contatore, la chiave primaria, zero, vedete? Ma l'unica cosa che deve contenere è il puntatore al libro e il puntatore all'autore. Quindi è un mezzo, l'internet è un altro. Esatto. Io me ne vado praticamente dentro al database libreria, mi creo una tabella, chiamatela libri underscore autori, o autori underscore libri, non cambia niente, è solo un nome, la chiamo libri underscore autori, ci metto due campi, e questi due campi saranno il puntatore al libro, PID libro, intero, punto, e il puntatore all'autore, PID autore, intero pure questo. Quindi questa è una tabella di raccordo che contiene unicamente i puntatori alle tabelle, alle due tabelle, salvo, mi ha creato praticamente la tabella, me ne rivado dentro al database, così posso aprire il design,
maledizione che non funzionano i filetti, che sarebbe meglio. Ecco qua. Queste tre tabelle esplicano la relazione molti a molti. Lo stesso libro può avere, può essere scritto da uno o più autori, relazione uno a molti. Lo stesso autore può scrivere uno o più libri, relazione uno a molti. L'insieme di almeno due relazioni, uno a molti, rappresenta una relazione del tipo molti a molti. Quindi io qui dentro scriverò, per esempio, qui dentro c'è già scritto il libro Dalla Terra alla Luna, una volta sola, gli autori Giulio Verne e Pico Pallo, il D1 e 2, e qui dentro io scriverò PID libro 1, PID autore 1, PID libro 1 e PID autore 2. In questo modo io ho che quel libro, quando andrò a fare la ricerca, adesso lo facciamo, dentro ci ho inserito due volte, ma ci ho due numeri, due semplici numeri, ok? Vi convinco di questo ad inserire i dati dentro queste tabelle, facendo la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Quindi voi comunque dovreste cliccare su crea relazioni. Sì, qui adesso se uno volesse farla dal punto di vista grafico, maledetto sta a fare che non funziona mai, il di libro, PID libro, ok? Grazie. E mi sarebbe venuto il filetto che va da qui a qua. Poi l'avevo fatta ancora. Me l'ha fatto. E beati voi. Il di autore. Buono. PID autore. Ok. Mamma bastardo. Adesso non lo fa mai. E quindi qua mi sarebbero comparsi praticamente due filetti, uno che mandava da qua a qua, uno che mandava da qua a qua, e quello graficamente mi faceva vedere una relazione del tipo molti a molti, che quindi per fare una relazione del tipo molti a molti mi servono almeno due relazioni una a molti. Un libro può essere scritto da uno o più autori, lo stesso autore può scrivere uno o più libri. Domanda forse stupida che non riguarda, riguarda i collegamenti. Non è perché hai usato inno e non mai, io ho cambiato mai. Ma Isam? Sì. No, no, è il problema di come è impostato là su questo browser qua. Sei sicuro? Perché a me prima non mi funzionava con inno. E abbiamo usato inno. Posso provarci, guarda, posso provarci, ma non è. Dovrebbe funzionare anche con InnoDB. Dovrei andare a cambiare dentro al database, dovrei andare a cambiare praticamente. Vabbè, devi andare in autori in ognuno di queste cappelle, devi cambiare. Superazione di cambiamento. Vediamo un po'. Ma sembra una stupidaggine praticamente se. Se bisogna fare questa cosa, dove lo vado a cambiare qua? Dentro operazioni. Dentro operazioni, qua dentro il motore è praticamente inno, lo metto mai in. Vediamo se ci avete ragione, però protesterò contro quelli dei CPHP, perché se uno lo fa inno di B non lo fa. È solamente un motore, non è che è niente di particolare. Perché se è un motore che ti genera. Ho fatto autori adesso? Sì. No, ho fatto lì. Ok, non proviamo, se c'hanno ragione, così va bene. Facciamolo, ma Isa non ci cambia niente, così almeno abbiamo delle cose che possiamo vedere anche graficamente. Ma Isa non l'ha fatto, vediamo. L'ha fatto, hai ragione! È un bug del sistema e quando è inno di B non lo fa, non vedo perché non lo debba fare. Io prima che tutti è inno di B, quindi ho fatto una cavolata, non lo facevo, non funzionava. Dove sta? Perché il database prima di, qual era? Prima di Server Italia. No, perché il database principale mi sa di questo, questo che ti simula, sì. Quindi è sempre sotto, ho detto MyJam, io prima ho detto inno, e comunque si chiama MyJam sotto, quindi se mi fa da siamo, aspetta, vediamo un po', salva, ok, ma adesso provo a metterci le relazioni. Vai Massimo, sei tutti noi. Vediamo un po', ok. Hai visto? Ma no, è una grande, non dico te. Lo so, sono andato a... Ma 50 black and white. Ecco qua. Vedete, quindi queste qua sono praticamente sono le relazioni che esistono tra queste due tabelle. Una relazione una a molti, tra libri e libri autori. Un libro può essere scritto da uno o più autori. E una relazione tra autori e quella tabella che dice che praticamente un autore può scrivere uno o più libri. Ok?